buongiorno, buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi parleremo di una storia, la storia di un invisibile, o meglio di una serie di invisibili, di una società invisibile che vive però nelle nostre città e che spesso non vediamo. Prenderemo spunto da quello che è stato il caso che sicuramente conoscete, il caso di Cata, la bambina scomparsa all'Hotel Astor a Firenze ormai circa 2 settimane fa, un tema di cui si è parlato ovviamente a livello nazionale un po' ovunque e che ancora purtroppo dal punto di vista della cronaca, delle ricerche, delle indagini, delle forze dell'ordine non ha dato i risultati sperati, cioè la bambina non è ancora mai stata ritrovata. Ci dà però lo spunto questo per parlare appunto, come dicevamo, di quel tessuto sociale che esiste nelle nostre città, anche nelle città più in vista, più sotto la lente d'ingrandimento, la vetrina anche se volete turistica, come può essere Firenze. Ne ha scritto in proposito e ci fa molto piacere averlo in studio Carlo Sorrentino, che è presidente della Cesare Alfieri, sociologo, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. E grazie e benvenuto a Jacopo Storni, giornalista del Corriere Fiorentino e non solo. Ciao Jacopo. Ciao, buonasera. Anche tu ti sei occupato della storia di Cata e mi sembra importante che oggi tu sia qui a raccontarla. Intanto vorrei partire da te per quello che è, diciamo, anche il tuo racconto giornalistico, che è stato, perché prima dell'inizio della puntata mi dicevi che comunque è una storia che per forza di cose ti tocca da vicino, soprattutto se frequenti quei luoghi anche per lavoro, come è successo a te, e insomma è qualcosa che ti segna nel profondo. Sì, diciamo il primo giorno fui svegliato un po' all'alba dal caporedattore che mi disse: vai in via Maragliano all'Hotel Astor dove è successo quello che è successo. E sono stato forse l'unico giornalista ad entrare dentro quella struttura e, visto che nessuno mi mandava via, sono rimasto lì un paio d'ore dentro. Ecco, girando lì dentro ti accorgi che, come dicevi giustamente tu, al di là della vetrina del Duomo, del Campanile di Giotto, del Ponte Vecchio, del Battistero, di Palazzo Vecchio, c'è tutta un'altra Firenze lontano dagli occhi e lontano dal cuore, che forse non abbiamo la sensibilità per vedere, ma che esiste. E appunto stare lì dentro 2 ore in questi cortili fatiscenti, in queste stanze fatiscenti dove dormono bambini e bambine che hanno l'età della mia bambina, che ha 2 anni e mezzo, in dei lettini in mezzo a stanze puzzolenti, degradate, con lattine di birra lasciate in quella che era la reception dell'albergo, con cortili pieni di stendini e rottami con sopra, ecco, queste sono alcune delle immagini che vediamo, questa è la camera in cui dormiva Cata, insomma è abbastanza scioccante, devo dirti. In quelle 2 ore, ma non solo in quelle 2 ore, insomma, ne ho fatti tanti di servizi di questo genere, di occupazioni, me ne sono sempre occupato ormai da più di 10 anni, ma vuoi per la scomparsa della bambina, vuoi per tanto altro, insomma è stata una settimana, dico una settimana perché poi ho avuto la possibilità di andare in ferie e staccare per 5-6 giorni, ma è stata molto faticosa da un punto di vista psicologico e mentale. Tra l'altro, e qui vengo a quello che ha scritto anche Carlo Sorrentino, trafiletto, insomma, in un corsivo, una comunità di fantasmi, intitolata Una comunità di fantasmi, perché noi abbiamo messo anche nel titolo la storia di un invisibile, no? In realtà uno dei paradossi, secondo me, di questa storia, insomma, anche rispetto a quanto scrive Carlo Sorrentino, è che poi alla fine queste persone, o almeno sicuramente Cata, ma anche la mamma, vivevano negli ambienti più in luce della nostra società. Cata andava a scuola, aveva dei compagni di scuola e insomma è incredibile pensare come poi per una parte della giornata, no, si stia accanto a persone che consideriamo ovviamente giustamente alla pari nostro e che fanno le nostre stesse attività, poi nel momento in cui i bambini si separano uno torna nella casa normale dove si vive bene, insomma più o meno normale di tutti, e l'altra torna in un vulnus istituzionale della legalità, insomma in un vero e proprio microcosmo avulso da ogni regola cittadina come poteva essere l'Hotel Astor. C'è una vera e propria discrepanza rispetto alla vita che sembra normale, che abbiamo accanto, ma poi non, normale non è. Sì, infatti una delle cose che mi ha colpito, oltre a quello che appunto diceva Jacopo Storni, io non ci sono stato, ma abbiamo visto tutte le immagini, al di là di quello, la cosa che più mi ha colpito, le cose che più mi hanno colpito sono due legate. La prima è questa insistenza da parte dei media nazionali, soprattutto
tutto di periferia degradata, mentre invece chiunque vive a Firenze sa bene che lì siamo, non dico in centro, ma poco distanti, una zona diciamo di ceto medio, sì. Una zona di normale vita residenziale e che questo albergo appena ristrutturato e messo poi sostanzialmente in crisi dalla pandemia fosse stato occupato, lo sapevano tutti evidentemente. Certo. E la conseguenza di questo è questa vita sdoppiata che questi clandestini, questi fantasmi sono costretti a vivere. Per cui in questo caso non parliamo nemmeno di clandestini, parliamo di una bambina come lei, altri bambini che vivono lì dentro, che vanno a scuola più o meno regolarmente con i nostri figli e con i nostri nipoti e che noi mai potremmo immaginare condurre una vita, appunto, noi crediamo esista soltanto nelle periferie degradate, casomai di capitali di altri paesi. Invece succede qui nella civilissima Firenze, succede qui nel nostro civilissimo contesto sociale. Questo secondo me, Iapo, è molto importante sottolinearlo, anche perché secondo me nella narrazione che a volte viene fatta e che in questo caso è stato fatto, lo ricordava Sorrentino, della periferia degradata, c'è anche un po' in automatico un voler mettere ai margini, cioè un po' il male della narrazione, mettere ai margini storie che in realtà sono molto vicine a noi e che forse dovremmo prenderci in carico più da vicino. No? Quello che dicevi prima è giustissimo, anche quello che diceva il professore. Io sono stato alla scuola Lavagnini, nel viale Lavagnini a Firenze, dove andava Cata, andava perché ovviamente certo. Non ci va più. E quello che mi ha colpito è che tutti i genitori, naturalmente sconvolti dalla situazione, ma tutti, e le madri e tutti i padri, mi hanno detto non immaginavamo che Cata potesse vivere in una situazione di quel genere. Allora questo significa che forse manca, e questo vale per tutti, vale per me, vale per te, vale per noi, manca un po' di relazionalità, manca un po' di ascolto, manca un po' di gentilezza, no? Forse bisognerebbe soffermarci di più sulle storie non soltanto nostre ma anche sulle storie degli altri, perché forse sarebbe bastato poco per poter salvare questa bambina, non lo so come sarebbe andata se ci fosse stato più ascolto, però insomma un po' di ascolto in più non guasta mai. Su Firenze è vero che insomma anche Firenze ha le sue marginalità, le sue vulnerabilità. C'è anche da dire che Firenze non è Roma, Firenze non è Napoli, Firenze non è Milano. Negli ultimi 10 anni sono stati fatti 62 sgomberi, quindi insomma le occupazioni sono un po' sotto l'occhio dell'amministrazione comunale. Questo per dire, non per giustificare o legittimare o tollerare l'hotel Astor, che tutti sapevano essere un'occupazione lì da 2 anni. Ne era stato chiesto lo sgombero, c'era stato uno stallo tra comune, prefettura e magistratura. Mancava il decreto registrato, esatto. Diciamo. Sì, questo tra l'altro appunto poi perché si è tentato anche noi, come dire, ne siamo volutamente stati fuori di fare anche polemica politica su questo, no? In realtà sono situazioni che succedono in tutte le città, però effettivamente spesso e volentieri non le vediamo o non le vogliamo vedere. Cosa succede, Carlo Sorrentino? Perché ha ragione Storni e dice forse servirebbe più ascolto, più dialogo, cercare di approfondire di più le storie, farsi carico in qualche modo anche delle storie degli altri, o c'è anche proprio una difficoltà di interazione tra le persone che vivono ai margini e il resto della società, secondo me? Ma sì, c'è una difficoltà di interazione tra quelli che vivono ai margini e il resto della società, questo c'è sempre stato. Nel caso specifico c'è la più grande rimozione collettiva del nostro paese, io direi del mondo, o sicuramente dell'Europa, che è quello dei migranti. No? I migranti non hanno volto, non hanno storia, non hanno identità, sono un'entità astratta, i migranti. No? E pensiamo poi soprattutto nel nostro paese, dove per una legge che ormai è diventata quasi storica, perché c'ha tantissimi anni, se tu perdi da un giorno all'altro il lavoro, diventi clandestino, quindi diventi realmente un
fantasma. Questa rimozione collettiva che cosa produce? Produce il fatto che quando noi vediamo il singolo, appunto il compagno di scuola dei nostri figli, piuttosto che la signora che accudisce i nostri genitori, i nostri nonni, e casomai siamo solidali, siamo vicini, le soggettivizziamo, diventano persone, diventano soggetti. Altrimenti le vediamo come entità astratte e il grande male che noi abbiamo e continuiamo a affrontare, ripeto, non è una questione soltanto italiana, la questione migranti, che è la più grande questione mondiale, è come un problema, no? Sia se la facciamo diventare, come è prevalso, ahimè, nel nostro paese e in tutta Europa, un problema di sicurezza, ma anche se la facciamo diventare, in una logica più buonista, un problema di povertà, è sempre un problema, no? Mentre invece l'emigrazione è un fenomeno che peraltro ha tante incidenze, molte anche positive. Insomma, le società dinamiche sono società caratterizzate da grandi fenomeni migratori. Allora, come facciamo tutti quanti noi, quando abbiamo un problema tendiamo a rimuoverlo, no? E però questa grande rimozione produce, come giustamente diceva Jacopo Stoni, anche in città tranquille, in città banalmente ordinate, se mi è consentito questo ossimoro, però di vedere casi come questi. Che ne pensi, Jacopo? Così te, tra l'altro, insomma, le storie di migranti ne raccontate anche tante, anche giustamente storie di successo, no? Perché poi fa un po' il paio con quello che diceva Carlo Sorrentino, cioè delle incidenze positive dei fenomeni delle migrazioni, ma effettivamente poi i microcosmi come quello dell'Hotel Astro, ma ce ne sono altri, diventano veramente un tutt'uno sostanzialmente, che noi spesso e volentieri come dire, liquidiamo con poche parole, no? O con una sola parola: migranti. Migranti, che però a volte, come diceva il professore, fa rima con irregolare. Noi soltanto in Toscana abbiamo 20.000 migranti regolari, soltanto in Toscana 20.000, quindi non sono numeri piccoli, sono persone che non hanno documenti, che non hanno permesso di soggiorno, che non possono fare quasi niente, l'unica cosa che forse possono fare è accedere alle cure sanitarie, ma non possono avere un lavoro, anche se un imprenditore, un datore di lavoro, se tu domani volessi assumere uno o una di loro, non potresti farlo, perché questa è la legge italiana, sono irregolari, sono clandestini, sono sempre di più. Non possono, scusami, a prendere in affitto un appartamento e devono rivolgersi a hotel che con il racket degli affitti chiedono 1.000 euro una stanza, insomma, no? Quindi pensiamo che soltanto in Toscana ce ne sono 20.000, a Firenze ce ne saranno almeno 5.000, ecco che queste persone sono un problema per loro, ma sono un problema anche per noi, sono un problema per la società, appunto vorrebbero lavorare ma paradossalmente non possono lavorare. Cosa fanno? Talvolta vanno a delinquere, e succede, ne ho raccontate tante di queste storie anche recentemente. Sì, tra l'altro di questo ne abbiamo parlato spesso anche con il sindaco di Prato, che è responsabile di ANCI per l'immigrazione a livello anche nazionale, Matteo Biffoni, che spesso e volentieri, come dire, non nel giustificare ma nel comprendere anche l'episodio, no, il furto o la situazione del genere per sopravvivenza rispetto a norme, lo diceva prima Sorrentino, il tema sta tutto lì, come dire, di un impianto legislativo, di una legge, dice Biffoni, che è invecchiata male, la Bossi-Fini, sulla regolamentazione dei permessi di soggiorno e dello status di rifugiato nel nostro paese, che forse effettivamente abbia rivisto, perché dal cardine, dall'architettura di una legge poi effettivamente si determina la vita delle persone, no? Torno però nella situazione, Jacopo, tu l'hai vissuta da vicino, la situazione dell'Hotel Astor, lì sembrava che poi ci fosse anche una legge dell'Hotel Astor in qualche modo, cioè si creano dinamiche anche all'interno, due famiglie, sembrava, ci racconti un po' anche dal punto di vista gerarchico come funzionava in quell'hotel. Ma diciamo che, allora, c'è da fare una parentesi, un'introduzione. Fino a qualche anno fa, quando c'era il famoso Lorenzo Bargellini, leader del movimento di lotta per la casa, e quando c'erano tante più occupazioni di adesso, le occupazioni non è che erano cose legali e legittime, erano comunque spazi di illegalità, ma erano comunque dei presidi sociali dove effettivamente le persone senza casa potevano trovare un tetto. Oggi le occupazioni, per quanto
questa occupazione sia stata, il blitz sia stato fatto 2 anni fa dal movimento di lotta per la casa, ma questo movimento è totalmente smembrato, tanto che ha perso subito, quasi dopo pochissime settimane, pochissimi mesi, il controllo della situazione. E di fatto l'ex hotel Astor era in mano a delle bande, forse è un termine inappropriato, ma dei gruppi di persone, di cui 2 peruviani e 1 rumeno, che gestivano un po' le stanze e i piani dell'ex hotel e che si facevano un po' la guerra tra loro con questo racket delle stanze che venivano affittate, dei posti letto, delle stanze anche a prezzi stellari, anche 250-300 euro, se pensiamo e abbiamo visto un po', che tipo di stanze e che tipo di letti sono, i prezzi sono, da capogiro. Senta, Sorrentino, dal punto di vista, come dire, anche istituzionale, no? La rete, ora Firenze, lo diceva prima Jacopo, tutto sommato la rete dei servizi sociali funziona, soprattutto la presa in carico dei minori, perché anche sui minori migranti ci sarebbe da aprire una parentesi enorme, perché poi alla fine a Firenze quanti sono, Jacopo, un 400, una qualcosa del genere, i minori migranti ospitati a Sì, Firenze, circa circa 400-500. 400, insomma sono numeri effettivamente molto molto alti e sarebbe un ulteriore tema. Però le chiedo, dal punto di vista istituzionale, anche a livello di sensibilizzazione per la popolazione, che cosa si può fare per cercare di rendere meno ai margini, meno fantasmi, cioè di far emergere, di rendere più visibili questo tipo di situazioni, questo tipo di persone, soprattutto quelle che poi alla fine dialogano e hanno un rapporto stretto, diciamo, con noi, come era nel caso di Cafa? Ma sarò tranchant, bisognerebbe che ci fosse un po' di onestà intellettuale. Guardi, qui non si tratta di essere di destra o di sinistra, qui si tratta di voler ragionare o non voler ragionare. Purtroppo sulla questione dei migranti, e lo continuo a dire, vedo che è un problema europeo, non è un problema italiano. Purtroppo su questa questione si continua a non voler ragionare, per cui mettiamo la polvere sotto i tappeti, ogni tanto nasce un caso Cata per cui ci indigniamo, facciamo finta di indignare, però come diceva prima Jacopo Stoni, se noi abbiamo questi numeri di irregolarità, di illegalità, se c'è queste zone è evidente, noi che cosa faremmo? Faremmo lo stesso, ci auto-organizzeremmo e certo organizzeremmo per bande, per gruppi, per clan, faremmo più o meno la stessa cosa. E allora il vero problema sarebbe un'ammissione collettiva, è una grande questione. Si può risolvere in tanti modi, no? Non c'è soltanto un modo, ma si può, non dico risolvere, ma si può affrontare. Il vero dramma è che la questione migrante noi non l'affrontiamo. Ci mettiamo delle pezzoline, possono essere, come dire, più buoniste se al governo c'è taluni, un po' più securitarie se al governo c'è tal'altri, ma ormai è diventata la grande questione. E la questione, diciamocelo chiaramente, la questione su cui si vincono o si perdono le elezioni. No? E però se noi continuiamo a pensarla soltanto in una logica securitaria, noi non usciremo da questa situazione sostanzialmente. E anche i servizi sociali, che peraltro a Firenze fanno un lavoro più che degno, con numeri che diventano più complicati, vuol dire, si trovano a lavorare a mani nude. In una situazione di difficoltà economica, per cui come noi vediamo il welfare fa difficoltà ad allargare il proprio perimetro in Certo. tanti ambiti, non bisogna arrivare ai migranti. Quindi bisognerebbe che ci fosse, come dire, una collettiva posizione di onestà intellettuale e dire signori, ci troviamo davanti a un grande squilibrio demografico. Che non lo fermi, perché se sta gente viene pagando migliaia di euro e rischiando di Onesto. morire sui barconi oppure per altre vie, e non lo fermi con un decreto, non lo fermi con una buona legge, non lo fermi con una cattiva legge come quello che noi abbiamo, e quindi sarebbe da prendere il toro per le corna, altrimenti stiamo davvero a cincischiare. La cosa drammatica è che noi cincischiamo Sì. da decenni. È questo, no, Jacopo, alla fine insomma, mi sembra che abbia detto tutto il professore su questo, c'è da dire che effettivamente il tema, diciamo, tra l'altro visto che parliamo di migrazioni, sono numeri che probabilmente vedremo crescere anche di molto nelle prossime settimane, già sono cresciuti in questi tempi, spesso e volentieri portano a un'estremizzazione del ragionamento anche
su provvedimento sì, provvedimento no, stato d'emergenza sì, stato d'emergenza no, centro insomma, di rimpatrio sì o centro di rimpatrio no. E questa è una discussione molto settoriale, che però non prende il toro per le corna, diciamo, non vede la visione d'insieme, molto ideologica, e su cui la politica continuerà a scontrarsi, penso, anche in futuro. Io sono piuttosto pessimista rispetto a quanto diceva il professore. Che ne pensi? Penso che viene affrontata in modo emergenziale e non strutturale, come ha detto il professor Sorrentino, ma questo succede da anni, succede da decenni. Fa anche comodo forse, certo, in un certo senso. Certamente, non si va alla radice del problema, non si va a capire perché un gambiano, un maliano, un congolese, un etiope, un somalo che vuole venire in Italia anche soltanto per turismo semplicemente non può farlo, e io invece che sono un italiano e voglio andare a Londra per turismo o in Congo, in Somalia per turismo, semplicemente posso farlo. Allora perché non avere il coraggio di ridefinire tutti questi aspetti, di ridefinire i famosi passaporti di serie A e i passaporti di serie B? Perché queste persone si mettono sui barconi e spendono fino a 15.000 euro? Perché sono pazzi? Forse sì, fa comodo pensare questo a molte persone, ma non sono pazzi a mettersi nei barconi spendendo 15.000 euro con i figli o con le donne incinta. Lo fanno perché è l'unico modo che hanno per venire, perché l'aereo semplicemente non lo possono prendere neppure con un visto turistico. Allora forse, io non voglio suggerire una soluzione perché non sono un politico e perché non mi compete, ma ragioniamo. Abbiamo il coraggio di provare, di tentare almeno per una volta di ragionare su questo. Fino a qualche anno fa dal Perù non si poteva arrivare con i visti turistici, adesso si può arrivare con i visti turistici. L'altro giorno una delle rappresentanti delle comunità peruviane mi ha detto vedi, adesso che si può arrivare con i visti turistici ne arrivano tantissimi e tantissimi delinquono, vero? Ma non c'è stata l'invasione dei peruviani a Firenze o in Toscana. Quindi magari proviamo a ragionare anche su questo, che magari non è la soluzione, ma può essere un inizio di dibattito un po' più coraggioso e un po' più reale. Senta professore, volevo chiederle un'altra cosa, provando a ribaltare un po', o meglio, più che ribaltare il concetto, provando ad analizzare un po' anche la nostra parte, cioè quella di coloro, diciamo, che vivono normalmente nelle città, al di fuori da certi circuiti, nemmeno se ne devono preoccupare. Nel senso, le chiedo questo, dal punto di vista dell'attenzione, no, che noi poniamo, noi, come noi intendo anche, se vuole, alcune categorie, gli insegnanti, o alcune, diciamo, categorie che hanno un'autorità magari su altre, spesso si racconta che prima, qualche anno fa, c'era più presa in carico rispetto alle persone, si conoscevano meglio i destini, le storie anche personali delle persone, e c'era forse più una struttura, se vuole, anche in qualche modo di gerarchia o di autorità, che consentiva in qualche modo di conoscere meglio ciò che stava sotto. Oggi invece l'individualismo spinto ci porta a magari interessarci di quella persona in un determinato momento della giornata, ma poi a perderla completamente di vista per il resto della giornata. È così oppure no? Ma il punto è che ormai le società sono diventate molto più orizzontali, no? Del resto abbiamo combattuto per secoli perché questo avvenisse, no? Quello che noi oggi, anche a ragione, chiamiamo individualismo, contestandolo o comunque guardandolo come un fenomeno negativo, è figlio però di un processo di individualizzazione, che è quello che ha voluto riconoscere i diritti a tutti. Certo. Insomma, no? E quindi certamente le società gerarchiche erano società più ordinate, erano società dove si praticava un controllo sociale. Pensiamo in famiglia o pensiamo nei quartieri, no? La gente che dice, la nonna che dice, il vicino che dice, il prete che dice, il segretario di partito che dice. Esatto. Per fortuna, diciamo, tutto questo è stato in qualche modo superato, però la conseguenza è che costruire una società, costruire nuove forme di ordine sociale diventa più difficile. Se in questo noi mettiamo elementi di disordine, come appunto quello di cui noi abbiamo parlato, elementi di disordine intrinseci, perché appunto nessuno vuol dire che fa venire persone di altre culture, di altre religioni,
arriva a dire, sperando di non essere accusati di razzismo, di un colore della pelle diversa dagli altri, sia facile. No, gli altri creano in tutti noi diffidenza, no? Pensiamo a quello che è successo con i meridionali, no? Sono napoletano, insomma, no? Scherzosamente dico sempre agli stranieri, meno male che siete arrivati voi, che ci avete tolto dagli ultimi posti in classifica. Insomma. Quindi la diffidenza è assolutamente comprensibile, però la diffidenza si combatte attraverso la conoscenza, e la conoscenza la puoi rendere possibile superando queste caratteristiche di disordine che noi abbiamo detto. Noi siamo una società disordinata, perché è una società che permette di non regolare la vita di migliaia di persone in una città media, medio-piccola come Firenze, una città tranquilla, ordinata, benestante, eccetera, eccetera. È una città che si avvia a essere disordinata. È una società disordinata, è una società dove diventa più difficile pensare a forme di ordine sociale. Infatti le uniche cose che noi sentiamo è il tentativo di ripristinare autorità gerarchiche di una volta, ma è inefficace, perché dovremmo essere conseguenti e dovremmo anche noi tornare appunto a obbedire al babbo e alla mamma, al parroco, al segretario di partito, cose che personalmente non abbiamo voglia di fare, perché per riprendere un vecchio slogan femminista che però possiamo adattare a tutti, tutti quanti diciamo io sono mio, quindi voglio pensare con la mia testa, ma questo non vuol dire appunto libertà totale, individualismo sfrenato, vuol dire trovare altre forme di regolazioni, ed è più difficile se per di più davanti a grandi fenomeni non ci poniamo le domande giuste. Il rischio è che tutto ci venga visto come ingigantito. Pensiamo per esempio, tornando ai migranti, il dato per cui tutte le ricerche ce lo dicono, se chiedi a un italiano medio ma quanti migranti ci sono in Italia, ti sparano una cifra molto più alta, proprio perché non si ha percezione del contesto complesso in cui tu vivi. Servono insomma nuovi modelli, diciamo così, un po' di lavoro c'è da fare, noi per oggi ci fermiamo qui, vi dico soltanto, insomma, ma sono aggiornamenti che trovate un po' ovunque, vanno avanti ovviamente le ricerche per Cata, ne abbiamo parlato insomma oggi, anche prendendo come abbiamo voluto fare la questione da un punto di vista laterale, vanno comunque avanti le ricerche, si proverà anche con il DNA e soprattutto con le telecamere, vedere le telecamere, ma insomma il lavoro da questo punto di vista delle forze dell'ordine è assiduo, speriamo per il meglio ovviamente per quanto riguarda del fatto di cronaca, speriamo per il meglio anche rispetto, come dire, al ripensamento di alcune situazioni e modelli della nostra società di cui ci sarebbe estremo bisogno, come ci ha detto il professor Carlo Sorrentino, che ringrazio tanto per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Jacopo Storni per averci dato una mano. Buon lavoro. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Terminiamo qui con Telegram. Ci vediamo domani. Buona serata a tutti.